Ciao a tutti e benvenuti di nuovo sul canale. Oggi si fa un trucco molto speciale per me perché è stato il trucco che ho portato quando sono andata al party di Glamour. Perché per chi non lo sapesse ancora, scrivo su Glamour di tanto in tanto qualche articolo, quindi vi lascio sotto la pagina, insomma, dove trovate alcuni degli articoletti che ho scritto. Niente di che, quindi non aspettatevi chissà un grande critico qua, però insomma è una cosa molto carina. E dato che a Verona si svolgeva l'evento Glamourous Week, quindi c'erano tutti dei negozi che partecipavano poi a un'iniziativa di shopping e robe strane, quindi sono andata a questa serata molto carina e ho fatto un trucco, diciamo, che può essere serale ma secondo me è anche molto giornaliero, quindi volevo farlo. E ecco, quindi la smetto di blaterare e iniziamo subito. Per prima cosa vado a sistemarmi le sopracciglia, più che altro a pettinarle. Scusate se sono lucida, ma mi sono messa la crema idratante, cosa che dovete sempre mettere quando dovete mettere poi sopra il fondotinta, così la vostra pelle resta sempre bella idratata. E poi andiamo subito a correggere con il correttore della Make Up For Ever tutti i brufoli che mi sono venuti. Quando sono andata avevo naturalmente il fondotinta e la mia pelle poverina è sclerata, diciamo, non era abituata a portare così tanto trucco perché ho messo primer, fondotinta, quindi adesso ritorniamo alla normalità dove non metto il fondotinta. Ma se voi naturalmente siete abituati a mettere il fondotinta, questo è il momento per metterlo. Questo correttore mi piace molto perché uno è waterproof, non so quando possa servire un correttore waterproof, però non si sa mai, e copre, che è veramente una meraviglia. Ne metto un po' anche sulle occhiaie perché comunque non andremo a utilizzare ombretti glitterati in polvere e quindi non dovrebbe esserci comunque caduta di prodotto, quindi posso andare subito a correggere. Adesso arriva la parte divertente, che sono gli occhi. E mentre pensavo, insomma, che trucco portare, volevo qualcosa che fosse poco pesante perché non mi trovo io con i trucchi pesanti. Ci sono persone che riescono a mettere un ombretto nero, un rossetto rosso e sentirsi a proprio agio. Io invece sono una ragazza che appena si mette un po' di rossetto rosso si sente subito a disagio, quindi volevo un trucco che fosse comunque portabile e di cui soprattutto non mi dovevo preoccupare. Quindi ho evitato il nero dentro l'occhio in modo che non mi si sbavasse durante la serata, e anche il rossetto l'ho utilizzato comunque abbastanza naturale. Bando alle chiacchiere e iniziamo subito. Vado a mettere questo matitone della Kiko, che è il numero 05, e lo spiaccico su tutto l'occhio. E lo sfumo. Non preoccupatevi, non dovete essere troppo precisi perché è la nostra base e basta. Volevo qualcosa che facesse risaltare l'ombretto che andremo a mettere sopra, quindi ne basta veramente poco e basta sfumarlo, insomma. Dalla Naked originale poi vado a prendere Smog, che è un bronzo molto bello, e lo vado a mettere sulla palpebra mobile, e la base in crema lo farà risaltare tantissimo perché avevo provato anche senza base, però si vedeva molto poco. Cerco di non portarlo troppo in alto perché andremo a mettere poi dei colori matte sulla piega. Adesso sulla piega e nella rima inferiore andremo a mettere delle terre, due diverse, una più chiara e una più scura. La prima è questa, la più chiara, che è quella dell'NYC, e la andiamo a mettere sulla piega dell'occhio e poi all'attaccatura delle ciglia inferiori. E cerco di stare comunque sulla zona della piega e portarlo più che altro in fuori e verso l'alto, in modo da allungare un po' l'occhio. Cambio pennellino e inizio a mettere il colore all'attaccatura delle ciglia inferiori. Inizio anche a dirvi d'ora in poi i nomi dei pennelli perché magari interessa qualcuno e non ci ho mai fatto caso, sinceramente. Questo è il 219 della MAC, comunque un pennellino a penna qualsiasi, e vado a mettere la terra stando anche abbastanza bassa, quindi non sto troppo attaccata alle ciglia.
Adesso cambio terra e vado a prendere questa qui che è leggermente più scura ed è quella che c'è nel duo della Elf, quindi abbiamo il blush e la terra, scusatevi se vi ho accecata. Vado a prendere un pennellino poi più piccolo rispetto a quello di prima e leggermente più appuntito, questo è il Base Shadow Brush della Real Technique e lo vado a mettere proprio sulla piega, in modo da scurire ancora di più. Riprendo il mio pennellino a penna, prendo un po' di questa terra e la metto solo all'angolo esterno dell'occhio, all'attaccatura delle ciglia inferiori. Adesso prendiamo un pennellino pulito e sfumiamo un po', perché abbiamo messo tanto prodotto e c'è bisogno di rendere gli angoli un po' più leggeri. Dato poi che non ero soddisfatta dell'ammontare di glitter su questo trucco, ho preso questo ombretto della Dior, che è il Fusion Mono nella colorazione Meteore, diciamolo in italiano e non in francese perché sono pessima in francese, e lo vado a picchiettare solo sulla palpebra mobile. Poi ho preso l'eyeliner in gel da mettere all'attaccatura delle ciglia superiori con un pennellino molto fine, perché non andremo a fare alette ma solo a segnare l'attaccatura delle ciglia, e lo vado a mettere con il liner brush di silicone e andiamo a fare una linea più sottile possibile, giusto per segnare l'attaccatura delle ciglia. Il modo migliore secondo me per fare sto lavoro con l'eyeliner è un eyeliner liquido, ma non avendolo io l'eyeliner liquido nero, perché di solito non metto eyeliner più di tanto, ho dovuto farlo con quello in gel. Andiamo a mettere poi quantità immense di mascara, proprio senza pietà. Ritorniamo al viso e andiamo a mettere un po' di cipria, assolutamente, perché sono super lucida grazie alla crema. La vado a mettere con un pennellino bello cicciotto sulla fronte, soprattutto nella zona attorno al naso. Questo correttore, quello che abbiamo messo sotto agli occhiai, non ha un particolare bisogno di essere incipriato e di essere fissato, perché comunque ha un potere di tenuta molto forte. Per blush andiamo a mettere questo qua, che è Flamingo della Slick, e ne metto veramente una quantità minima perché è impressionante la pigmentazione di questo prodotto, e lo vado a mettere con il Duo Fiber Face Brush della Real Technique. Già così è bello forte, non aggiungo altro, e vado a mettere l'illuminante, questo è Vanilla della MAC, un pigmento in polvere libera, e lo vado a mettere con questo simpaticissimo pennello, che è un pennello piatto, e lo vado a mettere proprio sopra le gote. Per ultimo vado a mettere il rossetto, volevo qualcosa di nude in modo da non starmi là a preoccupare, come avevo già detto, di averlo magari rossetto rosso sui denti oppure che si sbavasse e si notasse troppo, quindi ho optato per qualcosa di super naturale e questo è Rivage della Chanel, che è praticamente il colore della mia labbra però un po' più carino. E niente ragazzi, questo è il trucco finito. Per chi volesse renderlo un po' più strong, perché insomma non è tanto strong alla fine, potrebbe mettere o una matita nera all'angolo interno dell'occhio o una matita color bronzo. Io avevo optato all'inizio per questa, solo che a me non durano le matite nella rima interna, ho provato tutto, Kajal, polveri, fissare le matite con le polveri, cioè sul serio, ho perso le speranze, quindi secondo me queste due sono un'ottima
un'ottima opzione. Inoltre mettere qualche ciuffetto di ciglia finta all'angolo esterno dell'occhio, insomma, per allungarlo un po', quindi potete anche magari cambiare il rossetto, insomma adattarlo un po' a quelli che sono i vostri gusti e giocarci un po' su. Spero comunque che il trucco vi sia piaciuto e non dimenticate di spolliciare il video in su se è così, e noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Vi auguro una bellissima giornata ovunque vi siate, spero che ci sia il sole, che non ci siano tanti pollini per gli allergici, perché io sono sempre attaccata ai fazzoletti. Adesso vi lascio sul serio alle vostre vite e ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!